abbiamo fatto insieme al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e ad altri, molti devo dire, è un'iniziativa legislativa per riportare a livello di vocazione per l'appunto la nostra città al centro dell'attenzione del soccorso alpino. Tra l'altro, a seguito di accessi agli atti per verificare la percorribilità finanziaria e gestionale della struttura che è deputata a questo servizio importante, esce fuori anche che ci sono profili di investimento sulla parte immobiliare. Noi sappiamo che il Consiglio regionale, tra l'altro anche con l'impegno di Pietrucci negli anni passati, ha strutturato lo spazio finanziario per far sì che il soccorso alpino potesse avere delle basi per potersi in qualche modo organizzare nel miglior modo possibile, e avendo nella nostra città non solo la vocazione ma anche la disponibilità di strutture, ci sembra alquanto bizzarro il fatto che non si possano dedicare risorse finanziarie per il vero servizio, per la vicinanza, per la possibilità di poter fruire la montagna nel miglior modo possibile.